Punteggio pieno contro il Ravecca, avete sofferto solo un po' nel finale. Non solo nel finale, ma non abbiamo fatto bene la prima mezz'ora, 25 minuti, mezz'ora, che loro erano messi molto meglio di noi in campo, ci hanno preso infatti una traversa, si meritavano forse il loro gol. Poi abbiamo aggiustato qualcosina, ci siamo messi un po' meglio, abbiamo incominciato ad attaccare e infatti il rigore ci ha fatto finire la prima frazione 1-0, secondo me poi alla fine giustamente. E poi il secondo tempo è stata una battaglia di quelle, cioè non cattiva, ma palle lunghe, difesa, i miei difensori sono stati tutti molto attenti, abbiamo sbagliato pochissimo, anzi dovevamo forse chiuderla prima dopo il 2-0. E in contropiede abbiamo avuto le nostre belle palle gol, potevamo forse anche fare di più. E poi alla fine, gli ultimi 5 minuti, si rischia un po', ecco, sempre così. Ai primi di marzo che voto dai alla tua squadra? Ma per il momento un 7,5, perché siamo una squadra nuova, con tutti i giocatori nuovi, io lo dico sempre, non sapevamo dove potevamo arrivare, non lo sappiamo ancora adesso. Però cammin facendo abbiamo preso consapevolezza delle nostre potenzialità e adesso siamo lì insieme agli altri e ci giocheremo i playoff fino alla fine e poi vedremo. Ecco, nostra priorità era restare in seconda per quest'anno, assolutamente. Quindi da d'ora in avanti quello che viene in più è tutto riguadagnato. Ha detto mister Napolitano che per il primo posto solo la Dinamo Santiago può perdere. Vincono sempre, dovrebbero veramente avere un crollo pazzesco e comunque sino adesso se lo sono meritato alla grande, probabilmente vinceranno loro, non dico mai perché nel calcio può succedere di tutto, però sarebbe anche un peccato perché hanno fatto un exploit eccezionale e se lo sono meritato. E noi vedremo, siamo lì nel gruppone, il primo posto ormai è veramente andato, penso.